Veramente sono molto contento di essere anche quest'anno in questo progetto, in questa stagione. Sappiamo che è una stagione diversa di tutte le altre, una stagione ancora molto difficile, però ci stiamo preparando qui a Peio. Ci stiamo trovando bene, abbiamo fatto ottimi 10 giorni di lavoro. Il mister già lo conoscevo perché era già nella primavera del Cagliari, quindi abbiamo avuto già un modo di conoscerne negli anni scorsi. E Simone ho affrontato già qualche volta quando, diciamo, giocavo ancora in un'altra squadra, ma comunque è un bravissimo ragazzo, un grande portiere che ci darà una grossa mano in quest'anno. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, cerchiamo di prepararsi bene perché il ritiro serve per questo. Secondo me è la parte più importante dell'anno, è questa, dove dobbiamo mettersi a posto, cercando di essere sempre presenti, fare di quello che ha chiesto il mister in questi giorni, e poi sicuramente inizia il campionato e iniziano a valere davvero le partite. Sono grandi giocatori, giocatori che hanno fatto diverse presenze in Serie A, e Dario che ha un'esperienza importante non solo diciamo nel calcio europeo, ma anche nei mondiali, quindi sono ragazzi importanti per il gruppo che sicuramente piano piano cercheremo anche di dare una mano per aggregare, anche se sono già aggregati già da 10 giorni. Penso che è stata un'esperienza diversa dove avevo già avuto l'esperienza di andare in Brasile a guardare, però era a casa mia, quindi però quest'anno in Russia diciamo che è stato molto bello, un'organizzazione pazzesca. Peccato per il Brasile che è uscito un po' prestino, però succede. E niente, adesso sicuramente ci saranno tanti altri, diciamo, mondiali e altri ragazzi che oggi sono qua, come Nicolò e tanti altri che sicuramente faranno parte dei prossimi, diciamo, mondiali. Sicuramente è stato un mondiale un po' strano, no? Dove ci sono stati magari qualche sbaglio da parte dei portieri, ma ci sono state anche le parate belle. Quindi secondo me la cosa più importante è sapere che il calcio è cambiato, i portieri oggi come oggi sono, diciamo, è un ruolo ancora più fondamentale per la squadra, e vedere i portieri essere, diciamo, protagonisti e anche avere un valore di mercato altissimo come sta succedendo in questi ultimi anni è molto bello dalla parte, diciamo, dalla parte nostra. Noi abbiamo fatto, diciamo, i più esperti, no? Il mister Bressan e anche me, contro i ragazzi giovani, tra virgolette, che è Daga, Ale e Simone, però non c'è stata storia, dai, noi siamo più forti, più esperti, quindi abbiamo vinto con tanta tranquillità. Un saluto a tutti e vi aspettiamo allo stadio, Forza Castiedo!